Benvenuto. La giovanissima. Io ho fatto il servo. Tanti auguri. Buona fortuna. Grazie, mi auguro. Auguri, grazie. Tutti quanti che mi hanno fortuna. Però per gli stavano. Per noi. Oggi è la seconda volta. Sì, piacere incontrarla. Mi auguri. Aspetti che mi alzo il piede. No, non si alza. No, meglio stare. No, si alza così, grazie. Tanti auguri anche a lei, eh. Questa è la nostra sede da circa 50 anni, qui sulla destra sono i soci, diciamo, civili. Sandro Pertini, che aveva ricevuto la medaglia d'argento per la prima guerra mondiale e la seconda per quella donna. Qui siamo tre siciliani, lei, il sergente e io. Questo è il record. Abbiamo un tasso di mortalità piuttosto alto, circa un occhio medio. Sono messi una bella raccolta. In maniera generale, questa parte l'abbiamo dedicata ai Savoia, sono tutti Savoia. Comprendono anche 46 tra città, regioni, e questi sono tutti sacerdoti, non tutti cappellani. Una parte sono sacerdoti normali e altri sono cappellani. Questo riguardo particolarmente importante. Però ce n'è uno ancora più. Sì. Questi sono veramente ragazzini, su 12 anni, 13, 11 anni, insomma. 4 giornate di Napoli andranno. Da Napoli questo. Signor Presidente della Repubblica, signor Ministro della Difesa e signora Sottosegretaria, signor Capo di Stato Maggiore della Difesa, illustri ospiti, in qualità di Presidente del Consiglio Direttivo del Gruppo delle Medaglie d'Oro a Valor Militare d'Italia e anche a nome di Paola Del Din, Umberto Rocca, Gianfranco Paglia, Marco Coira, Andrea Adorno e dei collaboratori volontari del gruppo, rivolgo loro un grato indirizzo di saluto e di benvenuto nella nostra sede. Signor Presidente, come da prassi vorrei anch'io cominciare con una breve premessa per consentirle di comprendere pienamente i sentimenti che ci animano in questo momento. Mi permetta quindi di esordire leggendo uno stralcio della lettera con la quale nel dicembre dello scorso anno facevamo cenno agli organi centrali della difesa dell'imminente centenario del nostro ente. Signor Presidente della Repubblica, e porgo rispettoso saluto di tutte le donne e gli uomini della difesa e quello mio personale, e la ringrazio per l'attenzione costante, per la vicinanza e me la consenta, per l'affetto che ci riserva in ogni circostanza. Sono sentimenti che derivano sì dalle sue prerogative e dalla sua sensibilità personale, ma sono certo anche dall'intima comprensione dell'importanza delle forze armate come componente essenziale dello Stato. La sua vicinanza sorregge e ispira tutta la famiglia della difesa. Grazie davvero. Desidero rivolgere un saluto di grande cordialità al Ministro, al Sottosegretario, al Capo di Stato Maggiore della Difesa, ai Capi di Stato Maggiore, ai Capi di Stato Maggiore della Marina e dell'Aeronautica, ai rappresentanti dell'Esercito, al Segretario Generale della Difesa, rappresentanti dell'Esercito, dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e a tutti presenti. Vorrei rivolgere un saluto particolare e riconoscente ai decorati, insieme al Presidente, al Generale Iosa, che ringrazio molto per il suo intervento e per questi doni così significativi che conserverò con grande cuore e affetto. Grazie, Generale. Insieme a lui ringrazio per la loro presenza gli altri decorati, la professoressa del DIN, con molti auguri particolari, il generale Rocca, il colonnello Paglia, il luogotenente Coira, il sergente maggiore Adorno,
Insieme a loro sono lietissimo di ricordare qui oggi il centenario della fondazione del gruppo delle medaglie d'oro a valor militare d'Italia. Un sodalizio che esprime il patrimonio di valori rappresentato dagli eroi che ne sono insigniti e dei quali la Repubblica è orgogliosa, ripeto, con grande riconoscenza. Mantenere vivo il senso dell'amor di patria è di esempio e di esortazione per le giovani generazioni. I valori costituzionali di libertà, di eguaglianza, di democrazia, di pace, che con il vostro operato, con grande sacrificio, avete difeso, sono al centro della vita della nostra comunità. Le 2604 medaglie al valor militare individuali manifestano il contributo offerto alla costruzione di questa Italia. Non occorre infatti evocare i terribili anni dei conflitti mondiali, la guerra di liberazione, l'esperienza delle missioni di pace, quella del contrasto alla criminalità, della lotta al terrorismo, per sottolineare il valore di atti e di comportamenti eroici. La lotta quotidiana alla criminalità, l'impiego di unità militari nell'ambito delle iniziative della comunità internazionale per la difesa della pace e del diritto sono realtà che caratterizzano il nostro presente e che non verranno meno negli anni a venire. Sappiamo che la pace tra i popoli non è mai garantita per sempre, come dimostra l'attuale conflitto in terra ucraina, ma che deve essere costantemente difesa. È la lezione della stagione perenne, dei doveri, senza della quale nessuna comunità può sopravvivere e progredire. È una sensibilità questa della quale il gruppo Medaglie d'Oro è promotore esemplare e che deve interpellare e vedere protagoniste tutte le istituzioni della Repubblica. E con questi sentimenti che vi ringrazio ancora per quanto avete fatto, esprimendovi la riconoscenza della Repubblica, e vi ringrazio anche per quanto ha continuato a fare. Grazie e auguri. Dalla stessa mano. Bravissimo. E il presidente si è fatto tutte le motivazioni, era facile, ma insomma tutte le biografie, e quindi c'ha un'uniformità questo libro che molti altri libri non hanno, sono dei collage, invece questo è stato fatto appositamente, una ricchezza straordinaria. Con una fatica notevole da parte del mio predecessore. Un uso del cromatico, dei colori straordinari. E poi questo insomma è il luogo che in qualche modo ci unisce, nel senso che noi partiamo da qui e lei spesso va a rendere omaggio a me. È sempre un'emozione ogni volta.